tra pranzi, cene, merende fuori orario, aperitivi vari e brindisi, dopo le festività il nostro corpo ci chiede una pausa. Infatti, trascorrere gran parte del nostro tempo intorno ad un tavolo è quasi inevitabile. In più, non possono mancare spuntini a base di panettone, cioccolato e altre delizie che in questi giorni di festa non sono mancati nelle nostre case. Come facile capire, è faticoso portare a termine questo tour de force appesantiti e con qualche chilo di troppo. In tanti, quindi, decidono di cominciare l'anno nuovo con una dieta. A volte però non è solo una questione di peso o di gonfiore, ma anche di funzionalità motoria che ogni anno, con il Natale, tendiamo a perdere del tutto. Ma cosa dobbiamo fare per rimetterci in forma? Lo abbiamo chiesto alla nutrizionista Giada Moscatelli. Innanzitutto bisogna dire che dopo le abbuffate che abbiamo fatto tutti durante le feste, non bisogna salire sulla bilancia e avere, diciamo, l'ossessione, preoccuparsi eccessivamente, perché comunque se vediamo un chilo o due, molta sarà anche ritenzione idrica, perché comunque quello che abbiamo mangiato è più saporito, contiene tanti zuccheri che trattengono i liquidi, e quindi nel giro di una settimana, 10 giorni, se uno riprende un regime corretto e un pochettino di sport, si vedrà subito smaltire questi chili sulla bilancia. Ad esempio, mangiare molta frutta e verdura? Allora, quello va benissimo, perché la frutta e la verdura aiutano anche gli organi depuratori, perché comunque contengono molte vitamine, sali, minerali. Non esagerare tanto con la frutta, perché la frutta comunque è zuccherina, quindi un paio di frutti al giorno, non di più, vanno bene. La verdura invece va consumata in abbondanza, soprattutto quella di stagione, magari cucinata in modo semplice, al vapore, oppure anche cruda. E fra le verdure, ad esempio, che si possono consumare, in aiuto ci può venire il cavolfiore o tutte le crucifere. Può essere d'aiuto bere anche tanta acqua o tisane. Esatto, questo è fondamentale, perché comunque dobbiamo aiutare il nostro organismo a buttare fuori le tossine che abbiamo accumulato, per bere almeno 1,5 o 2 litri di acqua al giorno, ma anche delle tisane magari al finocchio, che possono aiutare la digestione, delle tisane preparate con un po' di zenzero grattugiato, che comunque è un depurativo naturale, quindi quello sicuramente si aiuta molto. Chiudiamo con l'attività fisica, che ormai è risaputo, sicuramente può aiutare. Sì, l'attività fisica è fondamentale, perché un regime alimentare corretto va bene, ma un po' di attività fisica anche per attivare il metabolismo ci vuole. Con la buona volontà in primis. Sì, quella prima di tutto, ma adesso i buoni propositi ci sono, poi diciamo che il grosso delle feste è passato, aspettiamo Carnevale, ma abbiamo queste 2 settimane proprio per rimetterci un pochettino in forma prima del Carnevale.